About 3 days and 200,000 miles into the flight, Mission Control did miss the significance of a cryptic message from the astronauts. And any idea where the informant is with respect to us? Buonasera, siamo al Parco del Benessere dove si è appena conclusa la prima partita della quarta giornata della Premier League tra Liverpool ed Everton, l'Everton della squadra, un derby, l'Everton della squadra di Pasquale Liano che ha vinto per 8-4 a favore di quello che dicevano i pronostici perché tecnicamente più forti. Immagino soddisfatto della prestazione, vedo il Liano, sì. 4 gol? Sì, sì, sicuramente una grande prestazione, era importante continuare a vincere. Sì. La vittoria è dedicata al mio amico Giuseppe Stritto. Scotto, per cortesia vieni qua. Ok, è impegnato. Comunque sono molto contento. Anche Genova Cardamuro, andrò a prendere un attimo una pillola, però dopo ritornerà. Sono molto contento. Okay, basta. Ha regalato anche una magia. Pasquale ha fatto un gol davvero bello. Per quanto riguarda i ragazzi per quanto riguarda i ragazzi di Liverpool per cui ho giocato, ce l'abbiamo messa davvero tutta. Ma la squadra avversaria era tecnicamente e tatticamente più forte. Abbiamo tenuto anche nel primo tempo, siamo addirittura passati in vantaggio contro ogni pronostico, poi siamo crollati anche dal punto di vista fisico. Direi che per quanto riguarda noi, 3 sconfitte consecutive, però stiamo prendendo gioco. Voi, altra vittoria? Sicuramente, noi aspettiamo in finale i presunti calciatori della Partenope. Sì. Li aspettiamo in finale e se ne andranno con un campione di questo lo volevo dire. E allora con questo inno alla sfida di Pasquale Liano e ragazzi della Partenope, Cipriano e Liano, direi che è davvero tutto. Zambina!